Ed eccoci in onda, siamo in diretta dal festival. Io sono Luca, ospite di Radio Sherwood, siamo su www.sherwood.it, di nuovo nella foresta di Sherwood, sì, dal Park Nord del Luganeo. Allora, oggi è sabato 9 giugno, avremo questa sera Galefi qui che suonerà per noi. Mentre aspettiamo Galefi, sono qui in compagnia di Davide Drago, blogger, redattore di Porta la Rovescia. Davide, presentati ai nostri ascoltatori. Ciao a tutti. Già la presentazione di Luca basta e avanza. Allora, siamo qui stasera perché parleremo di Spazio allo Sport. Spazio allo Sport è una campagna che è nata qui a Padova 2 anni fa. Parleremo di accessibilità, parleremo di welfare, parleremo di inclusione sociale. Faremo un rapido volo pindarico tra quello che è lo sport mainstream e quello che è invece lo sport di base, che oggi sta cercando un po' di contrastare tutto quello che è business rispetto a quello che è uno sport che concepiamo in maniera diversa, che deve essere invece welfare. Poi avremo due brevi interviste, una all'Atletico San Lorenzo, che sono una realtà romana, una polisportiva come la nostra a cui apparteniamo, la San Precario. Loro hanno squadre di calcio, calcetto femminile, maschile, e sono una realtà molto inserita nel proprio quartiere, che vivono a San Lorenzo, che è uno dei quartieri popolari di Roma, uno dei più belli e dei più coloriti, con cui ci siamo incrociati l'ultima volta questo dicembre. Esattamente. E poi avremo i Briganti Rugby di Librino, una realtà che già abbiamo conosciuto qui a Padova più volte. È una squadra di rugby, appunto, che opera in un quartiere molto popoloso e popolare di Catania, più di 60.000 abitanti, e ci racconteranno un po' le loro ultime vicissitudini. Hanno avuto un incendio della loro clubhouse, sono ripartiti e con Angelo ci racconteranno un po' gli ultimi eventi che hanno investito la loro realtà. Allora, entriamo subito nel vivo del discorso, subito nel vivo della trasmissione. Allora, Spazio allo Sport è iniziata qui a Padova 2 anni fa dalla polisportiva San Precario, che per la necessità di avere una sede, ma più che per la necessità di avere una sede, da rilevare che nella nostra città Padova esistono una quantità di spazi sportivi, che siano palestre, campetti, campi da pallone, che sono in uno stato di abbandono, in quello che dovrebbe essere il nord virtuoso e produttivo d'Italia. E l'idea di base era: intanto mappiamoli, intanto segnaliamoli al comune. Poi come è proseguita? Sì, siamo partiti, come dicevi giustamente tu, da una roba proprio basilare. La squadra di volley della nostra polisportiva non riusciva più ad allenarsi perché pioveva dentro. Dopo questa prima fase di mappatura di tutti gli spazi sportivi abbandonati qui in città a Padova, siamo passati a uno step successivo, quindi abbiamo iniziato a fare denuncia. Siamo entrati in alcuni luoghi, li abbiamo risistemati, li abbiamo fatti tornare a vivere. Per 2 mesi l'ex bocciodromo qui di Padova, abbiamo fatto altre iniziative in altri campi sportivi. Girando così un po' per l'Italia, ci siamo resi conto che questa è una problematica che è comune a tutte le realtà, come dicevi tu, anche nel nord-est virtuoso abbiamo tantissimi spazi sportivi abbandonati, oppure tanti spazi sono utilizzati in maniera privatistica. E a questo punto quindi ci siamo messi in rete con gli altri, abbiamo cercato un po' di fare fronte comune e cercare appunto di continuare a proporre una maniera diversa di fare sport. In Italia lo sport viene praticato soprattutto a livello giovanile veramente da pochissime persone. Siamo uno dello Stato europeo che fa meno sport. Questo sicuramente è anche un problema da un punto di vista sociale e da un punto di vista appunto medico, perché se i ragazzini non fanno sport interviene una questione di obesità, malattie, eccetera eccetera. Perché i ragazzini non fanno sport? Se una famiglia che ha 2 o 3 figli deve mandare appunto i figli a fare sport in società private, la situazione diventa abbastanza costosa, perché comunque tutte queste società hanno delle tariffe per mensili abbastanza alte, e quindi diviene davvero molto difficile poter fare sport per questi ragazzi.
Dall'altro lato, in città anche come questa qui, come Padova, ma non solo a Padova, sono pochissime quelle strutture che permettono di fare sport gratuitamente. Pensiamo ai playground, che è appunto la fase successiva della campagna Spazio allo Sport qui a Padova. Noi stiamo lanciando una campagna appunto che permetta la costruzione di playground accessibili a tutti qui in città. Da un po' di anni a questa parte, realtà di sport indipendente e popolare stanno cercando appunto di proporre una maniera diversa di fare sport, che lancia anche dei messaggi positivi, ma anche banalmente che sia accessibile a tutti economicamente. Sono tantissime negli ultimi 10 anni le realtà che si sono sviluppate. Qui a Padova abbiamo la San Precario, abbiamo la Palestra Popolare Galeano, abbiamo il Quadrato Meticcio che lavora appunto con i ragazzini, ma in tutta Italia ci sono proprio queste realtà che cercano di dare la possibilità di accedere a tutti a livello anche spesso anche gratuito. Questo qui anche per contrastare quello che invece è tutto il mondo dello sport mainstream. Quest'anno, come sport alla rovescia soprattutto, siamo stati molto attenti a quello che succedeva un po' in Italia e non solo. Scandali doping, scandali in federazione, elezioni con personaggi abbastanza, diciamo, discutibili che sono andati al potere. Problemi con diritti TV e lo sport di base sempre bistrattato. Continueremo con un breve excursus su quella che è la situazione della politica e le scelte della politica, ma adesso andiamo subito ad ascoltarci un po' di buona musica, a goderci un po' di buona musica con lo Stato Sociale, Amarsi Male. Ed eccoci di nuovo in onda, siamo sempre qui al Park Nord, la foresta di Sherwood, e questo è In Diretta dal Festival. Questo nome è bellissimo, l'ha proposto Giulia Tex, la nostra ragazza che si occupa dei social, l'anno scorso, di cui avete già godervi qualche diretta dal festival. Comunque, stavamo parlando di sport e politica. Una cosa che volevo far notare è che gli ultimi due ministri dello sport, che sono stata Giuseppa Idem e Luca Lotti, sono stati entrambi trombati, la parola è letterale giornalistica. La prima per una questione di una palestra non pagata, in realtà doveva qualcosa come 12.000 euro, il secondo per una questioncina un po' più grossa, tipo il fallimento del Monte dei Paschi, però... Comunque di soldi si stava parlando. Attualmente lo sport è dato in delega a Giorgetti della Lega, il quale si è detto: sì, sono molto felice, sono un grande esperto di Milan, pagandoci così tutti. Perché quello che preme a noi è ricordare che lo sport oggi in Italia non è un diritto garantito, e non lo è perché non è prevista nella nostra Costituzione. La nostra Costituzione riconosce il diritto al gioco, a un gioco che sia fatto fra uguali, che non contenga razzismi, ma non contiene la parola sport. Questo perché? Perché lo sport nel movimento fascista negli anni 20 è stato usato come veicolo di propaganda nazionale. Tutt'oggi questa è una pratica che non solo fa l'Italia, ma fanno diverse nazioni. Ricordiamo che tutta quella che sono gli sport minori vengono riassorbiti in enormi federazioni, ad esempio quella degli sport alpini ne comprende 20, e queste federazioni ricevono i fondi dallo Stato, perché non riuscirebbero se no a mantenersi non avendo un grosso afflusso di sponsor, dal numero di medaglie vinte, non dal numero di atleti, piano, dal numero di medaglie vinte. Poi ci sono fatte delle leggi in deroga, ad esempio per la volley. La situazione sportiva è una cosa complicatissima, anche perché la maggior parte delle leggi non viene toccata all'incirca dagli anni 70-80. Un esempio è la questione femminile, vero? Sì, infatti tu parlavi appunto di quella che è la relazione dei governi negli ultimi anni. La questione femminile nello sport è ferma dal 1981, una legge che non si cambia da quell'anno. Tutte le donne non sono professioniste, quindi non godono di nessun tipo di diritto di welfare. La roba simpatica è che quest'anno, proprio è successo ieri, la nazionale italiana femminile vince 3-0 col Portogallo e va ai mondiali, invece la squadra maschile, i professionisti, rimangono a casa. Tra l'altro approfittiamo della puntata per ricordare un appuntamento molto importante. Infatti il 13 giugno avremo qui Cristiana Girelli, che è la punta di diamante, mi verrebbe da dire, del calcio femminile italiano, e sarà qui ospite nella Free Sport Area. Parleremo con lei di quella che è la situazione appunto dello sport femminile.
Lanciamo la prossima canzone? Sì, lanciamo la prossima canzone che poi andremo a parlare col primo ospite, Daniele dell'Atletico San Lorenzo, una realtà romana. La prossima canzone di Willy il Peyote, che è stato il nostro ospite qui allo Sherwood ieri sera, è C'era una vodka. Questa è Radio Sherwood, la migliore alternativa. Questa è in diretta dal festival. Stavamo continuando a parlare di sport. Esattamente. Allora, noi come Spazio lo Sport, come Polisportiva San Precario, abbiamo iniziato a un certo punto a interfacciarsi con il quartiere, con le realtà locali e a confrontarci con questo. E oggi abbiamo con noi Daniele della Polisportiva Atletico San Lorenzo, che da anni lavorano col quartiere, che sono un ottimo esempio romano. Ciao Daniele, mi senti? Sì, ciao, buonasera a tutti e tutte. Allora Daniele, volevo innanzitutto che raccontassi ai nostri ascoltatori e al nostro pubblico che cos'è l'Atletico San Lorenzo. Ok, allora l'Atletico San Lorenzo è una polisportiva che nasce nel 2013. Nasce come squadra di calcio a 11 e poi appunto si sviluppa in una polisportiva che oggi conta più di 250 atleti, tra cui una scuola calcio di 120 bambini. È un progetto che si è sviluppato nel corso del tempo ed è cresciuto tanto, e nasce con la prerogativa di creare socialità dentro un quartiere come San Lorenzo, vittima della gentrificazione, dove c'erano tante soggettività che avevano difficoltà a dialogare. Questo, diciamo, è l'obiettivo principe. Si è sviluppato su un piano soprattutto sportivo. Adesso, per raccontarvi un pochino come funziona, oltre alla squadra di calcio 11 maschile c'è una squadra di calcio a 5 femminile, una squadra di basket maschile, una squadra di basket femminile, una squadra di pallavolo mista e poi appunto 5 squadre di bambini da una fascia di età che va dai 6 ai 13 anni, naturalmente divisi per categorie. La maggior parte delle squadre sono tutte quante iscritte a campionati federali, fatta eccezione dei bambini, ma perché purtroppo sulla federazione ancora non abbiamo l'opportunità di tesserare tutti i bambini, tant'è che tanti derivano da occupazioni e quindi è un pochino più complesso questo meccanismo. E ci siamo misurati sui campionati federali e per il momento insomma le cose sono andate abbastanza bene. Ho fatto sessione per la squadra di calcio 11 maschili, che quest'anno purtroppo è retrocessa dalla prima categoria alla seconda, però ecco, l'obiettivo di misurarsi su campionati federali è stato un po' quello di mostrare anche un'esperienza dal basso fosse in grado in qualche modo di poter essere competitiva. Noi siamo una realtà molto territoriale, nonostante poi evidentemente il 60% degli atleti sono studenti universitari, che in effetti sono una componente importante del quartiere San Lorenzo. Esatto Daniele, ciao, qui Davide. Infatti ti volevo chiedere qual è il vostro rapporto con il quartiere, un quartiere che tu dicevi all'inizio, un quartiere molto particolare, quello appunto del San Lorenzo. Quindi se ci racconti un po' del vostro rapporto col quartiere. Allora, per chi non lo conosce, San Lorenzo è un quartiere ricco di esperienze sociali, al suo interno vanta quattro spazi sociali, è un quartiere di tradizione rossa, che però devo dire, questo anche per darvi una rappresentazione il più reale possibile, che negli ultimi 15 anni evidentemente è stato vittima della gentrificazione, e questo processo è un processo ineluttabile. Una delle prerogative della Atletico San Lorenzo, in particolare, comprende che sono gli studenti universitari rispetto ai residenti storici del quartiere. Questa era una delle prerogative del progetto. Perché naturalmente è chiaro che l'università ha prodotto all'interno del territorio anche delle situazioni che poi molto spesso vengono sintetizzate con questa parola orrenda come degrado. La sera è uno dei grandi tipici di San Lorenzo, e che questo naturalmente produce per i nuclei familiari l'assenza di servizi e onestamente anche una difficoltà oggettiva. È un'esperienza che è stata raccolta da tutto il quartiere con molto entusiasmo. Per darvi dei numeri, noi poco
finanziamo, nel senso che siamo un'associazione dove poi ogni socio naturalmente da un piccolo finanziamento, e il primo anno abbiamo fatto più di 500 tessere associative. Facciamo una campagna commercianti nel territorio, naturalmente prendendo come referenza i piccoli commercianti, e più di 100 attività commerciali ci sostengono con piccoli, insomma, naturalmente finanziamenti, perché non superano i 50 euro, quella è un po' la regola che ci siamo dati. Questo per darvi anche un po' di indice. Poi naturalmente è chiaro che tanti di noi provengono dalle esperienze di spazi sociali, c'è Comunia, c'è il Cinema Palazzo, c'è ERC, insomma sono tante le realtà con le quali dialoghiamo e che ci danno l'opportunità di fare delle iniziative, perché come insomma immagino sappiate, visto che alcuni di voi insomma gestiscono una polisportiva, le spese sono tantissime, soprattutto se poi ci si misura sul campionati federali. Esatto, infatti prima parlavamo proprio di questo, cioè facevamo il parallelismo tra quello che è lo sport mainstream, dove circolano tantissimi soldi, e la difficoltà di realtà come la San Precario, come l'Atletico San Lorenzo, di confrontarsi poi con le spese che ci sono quotidianamente. Volevamo farti un'ultima domanda. Noi un po' di settimane fa, come redazione di Sport alla Rovescia, abbiamo girato un vostro comunicato, che era appunto, il titolo era "Questo è il grande sogno dell'Atletico". Volevo un po' che ci parlassi di questo vostro sogno, che poi è un po' il sogno che accomuna tutte le realtà di sport popolare indipendente in Italia. Guarda, noi abbiamo in questi giorni finito di stilare il bilancio dell'anno, e parliamo di un bilancio che ha delle spese oltre i 40.000 euro, e queste spese abbiamo capito che nel almeno 40% incidono il costo di gestione dei campi, e un altro 30% è legato ai costi della federazione. Insomma, una cosa che ci tenevo a precisare è che tutte le attività che facciamo all'interno della Pratica San Lorenzo sono a titolo gratuito, c'è solo una tessera associativa, e questa anche per i bambini. È un po' la mia idea che abbiamo individuato, è che dove da una parte la politica fa retorica e propaganda su come lo sport sia uno degli strumenti più facili per l'inclusione sociale, e dall'altra però queste esperienze vengono in qualche modo sempre messe ai margini. Una delle considerazioni che abbiamo fatto misurandoci anche su dei campionati federali è che poi in realtà è un problema che appartiene alla Pratica San Lorenzo e alla realtà di sport popolare, ma appartiene anche ad altre realtà che magari non hanno tutte le stesse nostre prerogative, ma che comunque poi si misurano con gli stessi problemi. I costi di gestione sono altissimi. All'interno del quartiere di San Lorenzo in realtà ci sarebbero tutte quante le strutture per far sì che la polisportiva avesse dei campi a disposizione, ma poi purtroppo questi campi molto spesso rimangono appannaggio di privati. Un discorso è abbastanza lungo e complesso. Esatto. Dimmi tu, Davide. Sì, sicuramente noi intanto ti ringraziamo, e avremo sicuramente modo e possibilità di approfondire ancora il tema, perché ci sarebbe davvero da parlare tanto. Noi ti ringraziamo, speriamo di incontrarci presto nuovamente, come è accaduto un po' di settimane fa, e ti salutiamo, salutaci tutti i compagni dell'Atletico San Lorenzo. Grazie, a presto. Ciao Daniele. Ciao, buona serata di nuovo, un abbraccio. E adesso lanciamo il prossimo brano. Adesso hai scelto tu. Sì, sì, l'ho scelto io, perché sarà qui presente proprio l'1 luglio nella Free Sport Area, perché ci racconterà anche lui un po' di quella che è l'esperienza nel proprio territorio di fare sport in quartieri particolari e difficili. E quindi lanciamo Picciotto con Capitale. Gli odori carnali mi cullavi da bambino, sapevi di mandarino tardivo, palloni bucati, ginocchia sbucciate, 40 gradi d'estate, sì. Mentre crescevo vederti soffrire per ciò che subivi, ma non si può dire. E questo era Picciotto, e la canzone era Capitale. L'ho scelta apposta per farmi prendere per il culo da tutti i miei compagni cataresi, perché è bello presentare un grande amico che è catanese con una canzone di un cantante palermitano. Ciao Angelo.
Ciao, ciao a tutti, io rettifico, io sono uno sporco emigrato a Catania. Lo so. Quindi... sei sempre della Sicilia orientale, quindi dai. Sì, ma lo sento in parte questo campanilismo, anche noi diciamo arancina come i palermitani. Dopo questa bautade sulle terre sicule, entriamo subito in argomento. Allora, abbiamo Angelo al telefono dei Briganti Librino. I Briganti Librino nascono come una squadra di rugby. Sono una realtà che abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare qui a Sherwood. Sono venuti qualche tempo fa a farsi una chiacchierata proprio durante il festival con noi. E allora, per chi non li conoscesse, loro sono una squadra che gioca a Librino, che è un quartiere con 60.000 abitanti, prima lo avevamo accennato parlando, e di Catania, è un quartiere che è salito spesso, troppo spesso, alle cronache per fatti violenti di mafia, di droga, e dove questa realtà si sposa con una cosa bellissima. Loro, le prime volte che li ho conosciuti, sono rimasto allucinato. Loro dicono che Homo se nasce e Brigante se muore, perché loro a un certo punto si sono ribellati a questo sistema. E quindi dici brevissimamente che cosa sono i Briganti Librino, come sono nati i Briganti Librino e dove è sita la vostra sede. I Briganti sono una costola del centro Iqbal Masi, che è un centro sociale che opera a Librino dal 94, quindi era già insediato un modo di vivere la vita diversamente da quello che è il contesto che purtroppo ha pubblicizzato Librino negli ultimi decenni. Il centro Iqbal Masi ha sempre lavorato con i minori del quartiere, cercando di dare loro un'alternativa alla strada. E all'interno dei vari laboratori si faceva anche dopo scuola l'Iqbal. Durante durante questi laboratori si pensò al rugby. La cosa piacque tanto ai ragazzetti, stiamo parlando del 2006 quando nascono i Briganti. E da allora questa barca, piuttosto che affondare, sta cercando di prendere sempre più in largo. Ora abbiamo centinaia di ragazzini, copriamo dall'under 8 alla senior tutte le categorie giovanili, abbiamo una squadra maschile senior e una squadra femminile senior, una 14 e un under 16 femminile, quindi insomma la risposta è stata più che positiva. E dopo volevamo farti una breve domanda, per chi non ci segue abitualmente, per chi non ci ascolta abitualmente, su quello che è stato un atto vile e infame, che l'unico modo per definirlo, che vi è successo quest'anno, cioè il rogo, l'incendio della vostra clubhouse. Se puoi raccontarci brevemente i fatti e soprattutto quella che è stata la risposta sia da parte degli attivisti dei Briganti, di Catania, degli attivisti nel mondo e della società civile. Ma guarda, questa è stata la notte tra il 10 e l'11 gennaio, è stata mio ricordo tra le notti più pesanti che ho vissuto ultimamente. È arrivata questa telefonata partita da un ragazzino nostro dell'under 18 che abita proprio di fronte al campo, dicendo: sta bruciando la clubhouse. Ci siamo mobilitati, siamo andati lì e è stato un duro colpo, un pugno nello stomaco. Quella notte in realtà eravamo abbastanza astranti, anche parecchio demoralizzati. Non sapevamo più se valeva la pena continuare ad andare avanti, anche perché la cosa che ci ha colpiti maggiormente è stato il renderci conto, perché quando siamo arrivati, piccola parentesi, c'erano già i vigili del fuoco, stavano lavorando. Ci hanno detto che hanno trovato con la porta aperta, i catenacci erano stati distrutti e poi sono stati rinvenuti giorni dopo. Quindi abbiamo capito che non è stato un incidente magari a causa di qualche cortocircuito interno, ma avevamo la piena consapevolezza che quello che scagliato contro era stato proprio un attacco. Un vero e proprio attacco con l'interesse di distruggere tutto quello che stava là dentro, perché poi abbiamo avuto conferma che non è stato magari un tentativo di furto andato a male, quindi
un po' per lasciare un segno, hanno bruciato qualche libro. È stato utilizzato materiale infiammabile, quindi chi è entrato con la volontà proprio di distruggere. Il domani mattina siamo stati letteralmente invasi da telefonate e messaggi un po' da tutta Italia. Qualunque realtà sportiva si è subito fatta sentire, ma non solo, c'è stata un po' tutta la società che si è attivata per dare una risposta. Il pomeriggio di giorno 11, quindi l'indomani, avevamo già i ragazzetti che, appresa la notizia, avevano lasciato lo zaino a casa dopo il ritorno da scuola, preso il borsone e si erano catapultati al campo. Loro hanno voluto con forza sostenere gli allenamenti del giovedì pomeriggio, nonostante gli allenatori non avessero tutta questa gran voglia. E però sia loro che la risposta che è arrivata da parte di tutti voi ci ha dato la spinta per ripartire, anche se poi in realtà questo termine ripartire non mi piace molto, quando molti mi chiedono: ma quindi siete ripartiti, è ripartito tutto al campo? In realtà non lo reputo giusto, perché per ripartire bisogna mollare. Noi di fatto non abbiamo mai mollato, quindi non ci siamo mai fermati, non fermandoci non potevamo ripartire, abbiamo continuato per la nostra strada. Esatto, infatti, scusa se ti interrompo Angelo, proprio volevo sottolineare questa tua ultima affermazione, perché voi non siete ripartiti, voi avete continuato. Io purtroppo non ero a Catania quando il campo è stato occupato, ma ho visto le immagini di centinaia di persone che hanno fortunatamente dato vita nuovamente a quel luogo. Tutta Italia ha visto le immagini di centinaia di persone veramente eterogenee, da attivisti dei centri sociali a scout, a società civile, che ha dato una mano per ricostruire un'altra clubhouse. Quindi mi piace sottolineare questo: voi non vi siete mai fermati, ma avete continuato in quella che è stata la vostra azione molto importante. Prima parlavamo appunto di spazi sportivi abbandonati, della difficoltà di fare sport da nord a sud. Ce l'abbiamo qui a Padova, abbiamo sentito prima Daniele dell'Atletico San Lorenzo. Voi siete entrati un po' di anni fa in un campo che era abbandonato, che era stato costruito per le Universiadi, se non erro del 1997, è un impianto sportivo che non è stato mai utilizzato. Cos'è stato per voi entrare in un impianto sportivo abbandonato, e come oggi una squadra che comunque milita in un campionato federale riesce a fare la propria attività sportiva in uno spazio occupato? Guarda, intanto inizierei dal perché siamo entrati. Noi ci siamo ritrovati a vagare per i campi della città perché c'era questa struttura, ma il comune non aveva mai avuto intenzione di metterla di nuovo in sesto. In questo giro vagare per i campi molti ragazzetti li abbiamo persi. In queste perdite ne avevamo parlato anche due anni fa, quando siamo venuti sulla Sherwood. Purtroppo uno di questi ci ha abbandonato per sempre. Abbiamo perso uno dei nostri ragazzini che è finito nei tentacoli del quartiere. Dopo qualche anno, nel gennaio del 2012, perse la vita a seguito di uno strano incidente che ancora è un po' avvolto nel mistero. Questo ci dà la forza di fare qualcosa per poter ritornare nel quartiere. E il 25 aprile di quell'anno, del 2012, abbiamo occupato la struttura. Il pubblico non ha avuto mai intenzione di utilizzare quel posto per quello che era, un campo sportivo. Ci siamo rimboccati le maniche, l'abbiamo fatto noi. In fondo i briganti questo facevano, si ribellarono a un potere forte cercando di difendere la propria terra. Anche da questo nasce il nome della squadra. Dal 2012 ad oggi sono stati fatti tantissimi passi in avanti. Il come può una società federale giocare è abbastanza semplice, è molto più semplice di quello che sembra. Infatti, quando noi abbiamo occupato, abbiamo avuto subito l'esigenza di
tra virgolette, diciamo, pubblicizzare questa occupazione, solo per far capire a qualunque altra società in qualunque angolo d'Italia che avesse avuto problemi di spazi, il modo migliore per ottenere gli spazi era riprendere. Noi tramite la federazione abbiamo ottenuto subito la delega per poter giocare, in realtà subito, abbiamo fatto tutto a distanza di un annetto e mezzo, diciamo, è passato un campionato, anche perché dovevamo dare una sistemata, considera quando siamo entrati era una giungla il campo, quindi c'è stato tanto lavoro di zappa, esatto, per renderlo civile, è un parolone, ma almeno non disastrato. Esatto, esatto. La federazione permette comunque tramite un'omologazione che è legata più che altro alle dimensioni minime, permette di giocare i campionati ufficiali in qualunque campo. E infatti, Angelo, tu dicevi che il modo migliore per ottenere le cose è prendersele, voi l'avete ottenuto. L'ultima domanda velocissima, perché siamo in chiusura. 2 anni fa eravate venuti qui per lanciare appunto una campagna, i briganti si meritano un prato. Dopo l'incendio della Clubhouse, tantissime, anche le istituzioni si sono presentate al campo, hanno fatto tante promesse, ma la notizia di 2 giorni fa che abbiamo letto su tutti i giornali locali è quella che il sindaco di Catania, che è in scadenza perché appunto tra 2 giorni ci saranno le elezioni, si sta ricandidando, nel suo girovagare, non credo che sentirà Radio Sherwood, quindi lo possiamo dire, inaugurazioni all'ultimo minuto, cosa ha fatto? È andato nella sede dei briganti e cosa vi ha detto? Il giorno dopo già aveva fatto promesse di fondi stanziati proprio per il campo, che un po' poi a me veniva la domanda, penso lecita e legittima, se c'erano questi soldi, perché ce lo stai venendo a dire giusto ora, cioè, si poteva fare anche prima. In realtà siamo entrati all'interno di un bando che era già previsto per quel posto, in cui il comune di fatto non ha tanti meriti, se non quello di essere stato magari catalizzatore per velocizzare un po' i tempi. Di fatto c'erano questi fondi appunto già stanziati per la riqualificazione dell'impianto, dove con riqualificazione dell'impianto parliamo terreno di gioco. Quindi uscito il bando, ora si sta aspettando, perché comunque è un bando a livello nazionale, quindi stiamo aspettando che le varie aziende si partecipino alla gara d'appalto, si vedrà. Ora bisogna capire veramente quali sono i tempi. Una gran cosa sarebbe che i lavori partissero a luglio, in modo tale che già al prossimo campionato si potrebbe iniziare a giocare. E allora, però prendiamo il buono di quello che è accaduto, cioè esatto, il campo si farà, ecco. Esatto, prendiamo il buono e allora noi speriamo di venire con tutta la Polisportiva San Precario e non solo a festeggiare quella che sarà l'inaugurazione di questo campo. Ti salutiamo, con piacere, e ci vediamo presto, grazie ancora Angelo, ciao. E adesso lanciamo il prossimo pezzo, che sarà il nostro ospite domani qui al Sherwood Festival, Mezzosangue con Nevermind.